padre di là ti metti a suonare. Vedi che è quasi pronto. Con cosa? Ma chi? Quello di Facebook, come si chiama? Alessandro? Andrea? Beh, mi state sentendo ancora? Ci siamo sentiti ieri. Ah, ma allora è seria la cosa. Quale cosa? Io ho fatto semplicemente ma sentire... Ma se lo porti? Ma che vi devo portare? Ci sentiamo solo sul chat. Che palle! Secondo me lo stai facendo scoppiare. Ma guarda, non è proprio quel tipo là. Ma allora è buono o no? Non lo so, non ho foto su Facebook. Sì, buonanotte. Metti che scopri che è un sesso che fai, poi ti impicchi. Infatti, ma poi dopo l'incolata di Marcello non avevi detto che non volevi più ragazzi tra le palle? Ma infatti chi vuole fare niente? Ci sentiamo su Facebook, punto. Casa mia è un inferno, però non lo posso più suonare. Almeno parlare con lui mi rilassa. Indipendentemente se è un cesso oppure no? Indipendentemente se è un cesso oppure no. C'era la parmigiana in frigo. No, ma non ho fame. Ma che stai facendo? Niente, sto facendo le ricerche sui di matematica, lascia stare.
se hai bisogno mi chiami. Ciao! Oggi ho fatto ascoltare a mio padre quel pezzo, approfittando dell'uscita di mia madre. Lui mi fissava apatico come sempre, ma io avevo la sensazione che sentisse tutto e che gli facesse piacere. Gli ho raccontato di noi, di quanto gli ultimi 2 mesi sono diventati così speciali grazie a te, delle nottate che passo qui di nascosto da mia madre. Gli ho detto che vorresti incontrarmi, anche io non avevo chiamata. Ma ho paura che fuori dal mondo virtuale tutto questo possa sgretolarsi. Avrei tanto voluto un suo consiglio. Sentivo un po' un idiota a parlare con un padre paralitico, però avevo l'impressione che attraverso la musica mi sentisse. E sono stata lì per quasi 2 ore a parlare, senza nemmeno accorgermene. Paola! Tocca da te togliere i festoni di sera? Vuoi qualcosa da bar? Un cappuccino, un caffè, una brioche? Ma che oggi non mi sento tanto bene. Mi dispiace, ma con la versione in bianco mi sei giocata anche il quadro. Scommetti che adesso viene a scusarsi. Vivi, dillo scusa, ieri mio padre ha avuto una crisi, mi è proprio sfuggito. Ti stavano aspettando come delle cretine, ti sei dimenticata della mia festa, bella amica. Sì, lo so, scusa, ma non mi era mai capitato. Tanto lo sappiamo come passa il tempo ultimamente. Potevi almeno chiamarmi tu. Non so solo. Chiamo anche un telefono di casa. Beh, senti, lascia stare. Sta arrivando Mirko, ora tu Angelo, vedete che i primi 10 minuti si arriva mia madre. Ma il pomo fra un quarto d'ora, lo perdo. Prendi quello dopo, no? Ma passo ogni mezz'ora. Dai, Paola, questo me lo devi.